Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il toolkit RC-P200, alimentatore compatto per caricabatterie. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo un cavetto con connettore XT60 e un cavetto con connettori coccodrillo da una parte e banana dall'altra. Abbiamo un cavo USB tipo C. Poi abbiamo un cavo per collegare l'alimentatore alla rete elettrica ed un piccolo manuale di istruzioni. Per finire abbiamo il toolkit RC-P200. Prima di vedere l'alimentatore, ritorniamo un attimo sui cavi che ci vengono forniti in dotazione. Sicuramente non mi piace molto la scelta di dare un cavo con XT60 senza connettori banana, visto che è quello che più ci serve per collegare un caricabatterie. A mio parere la scelta di dare questo cavo è stata fatta per rendere il più versatile possibile questo alimentatore. Infatti, come vedremo più avanti, il P200 può essere usato anche per altri scopi, oltre che per alimentare un caricalippo. La soluzione più immediata per usare subito l'alimentatore è quella di unire il cavo dell'XT60 con i coccodrilli. Questa è la soluzione più funzionale e vi permette da una parte di poterci collegare un caricabatterie, dall'altra di mantenere il cavo con i coccodrilli nel caso vogliate usarlo in qualche altro modo. In alternativa potete considerare di tagliare i coccodrilli e saldare l'XT60, in modo da avere un cavo più corto e stabile. Se proprio non volete tagliare il cavo, potete prendere dei connettori banana da saldare direttamente sul cavo con XT60. Io farò proprio in questo modo, accorciandolo anche un pochino. Ok, il cavo è pronto, se vi servono dei connettori banana vi lascio qualche link in descrizione su dove trovarli. Passiamo ora al toolkit RC-P200. Come abbiamo detto, si tratta di un alimentatore da banco pensato principalmente per i caricabatterie, questo perché molti modelli non dispongono di un alimentatore interno. Le dimensioni del P200 sono molto contenute, parliamo di 6x8 cm, con un'altezza di 8 cm. Nella parte posteriore notiamo l'interruttore di accensione e l'ingresso per la rete elettrica. Sotto troviamo un connettore XT60 con un input tra 7 e 28 V, che serve per collegare l'alimentatore ad una batteria esterna. Questo potrebbe tornare utile per usare l'alimentatore all'esterno, con una batteria di grosse dimensioni. Nella parte anteriore abbiamo il display, un selettore a rotella per gli ampere, uno per i volt, i connettori per i cavi banana ed una porta USB. La porta USB serve sia come uscita per la ricarica, come ad esempio per ricaricare uno smartphone, sia per fare l'aggiornamento firmware del P200. Dopo aver collegato l'alimentatore alla rete elettrica, possiamo accenderlo. In quest'angolino in basso troviamo a quanti volt è settato l'alimentatore. 1 volt è il valore minimo. Giriamo la rotella per aumentare il valore. Ok, siamo arrivati a 30 volt che è il valore massimo. Allo stesso modo possiamo regolare gli ampere da 1 che è il minimo fino ad arrivare a 10 che è il massimo. A questo punto possiamo collegare un caricabatterie, rimanendo sempre in casa toolkit RC con il nuovo M7, che avremo modo di vedere in una prossima recensione. Questo caricabatterie può essere alimentato con una tensione compresa tra i 7 e i 28 V. Io direi di settare l'alimentatore a 12 V, che è una tensione media che va più che bene. Come vedete il caricabatterie non si è acceso, questo perché l'alimentatore non sta ancora fornendo la corrente selezionata. Quindi diamo una leggera pressione alla rotella volt per far funzionare il nostro alimentatore. Come vedete il caricabatterie si è acceso. Oltre a poter scegliere i volt e gli ampere, il P200 ci dà la possibilità di settare vari parametri. Basterà tenere premuta a lungo la rotella volt per accedere al menu di sistema. Tra le varie impostazioni che possiamo modificare, a mio parere la più utile è il lowest input. Questo parametro indica la tensione minima che il caricatore deve avere per funzionare. Se la tensione va sotto, il P200 si spegne automaticamente. Questo risulta molto utile quando usiamo una batteria esterna, infatti selezionando una tensione minima evitiamo che la batteria venga consumata completamente.
Ad esempio, se usiamo una batteria 6S, mettiamo un input minimo di 21V, in modo che la batteria verrà scaricata fino a questa soglia di sicurezza, evitando di farla scaricare troppo e di conseguenza rovinarla. Come abbiamo detto all'inizio, il P200 può essere usato in vari altri modi. Ad esempio, possiamo usarlo per testare i nostri quad al posto della batteria. Questo potrebbe tornare comodo se al momento non abbiamo nessuna lipo a disposizione. Oppure, se ci siamo creati un aspiratore per i fumi dello stagno, possiamo alimentarlo con questo P200. O magari, se avete un monitor per settare il quad, potete farlo funzionare con questo alimentatore. Il P200 può essere usato anche con i saldatori come il TS100 o simili. Insomma, questo alimentatore è molto piccolo e possiamo tenerlo sempre collegato nella scrivania, pronto per essere usato sia per alimentare un caricabatterie sia per tutti gli altri usi che possono tornarci utili. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, e devo dire che questo alimentatore si è dimostrato molto versatile. Poter variare la tensione in uscita lo rende adatto ad essere usato con una grande varietà di dispositivi. I 10A che ci mette a disposizione poi lo rendono ottimo per il suo scopo principale, che è quello di alimentare un caricabatterie. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, questo è leggermente superiore ad altri alimentatori con caratteristiche simili. Tuttavia, rispetto alla concorrenza, il P200 vanta dimensioni decisamente più contenute. Quindi questo prodotto risulta essere molto interessante per chi ha poco spazio sulla scrivania ed è disposto a spendere qualcosina in più pur di avere un alimentatore dalle dimensioni più compatte. In conclusione, se cercate un alimentatore multifunzione compatto e che l'occorrenza possa essere usato anche all'esterno, allora questo P200 fa proprio al caso vostro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.